Gentili telespettatori all'ascolto, buonasera da Fabio Caressa e Antonio Di Gennaro. Per la decima giornata di campionato si incontrano Milan e Napoli, chi vince può andare in testa alla classifica. Attenzione che Lavezzi si scatena, prova ad andare in copertura Bonera, Lavezzi cerca subito il traversone, voleva Denis, poteva forse cercare l'uno contro uno. Gattuso ricomincia da Ambrosini, difende sulla sua tre quarti in Napoli, Ambrosini il corridoio interno è buono, non arriva Borriello in un primo tempo, poi in un secondo stava per calciare da terra Cannavaro in calcio d'angolo. Attaccato Ambrosini, si lascia prendere da Blasi, Lavezzi al Pocio, Appiati, Denis chiedeva palla, prima occasione da gol del Napoli, il Pocio. Dentro si fa vedere ancora il tanque con Lavezzi, che vuole un triangolo, Denis fuori, Mannini, Appiati non la tiene, neanche una seconda volta, e poi Denis non riesce, Lavezzi anzi non riesce a buttarla dentro, grandissima palla gol per il Napoli. Kakà. Si libera Kakà per il destro, sul fondo. Ronaldinho di prima, il pallone per Jankulowski, fallaccio di Maggio, giallo anche per lui. Vedi la rapidità d'azione. E attenzione perché era già stato ammonito Maggio. Kakà è venuto incontro. Allunga il pallone per Jankulowski, posizione regolare. Ronaldinho! Grandissima parata di Jezzo. Seedorf, zona tiro, prova! Sul fondo non di molto. Borriello. Va via Borriello in area di rigore, Borriello ancora! Jezzo, Borriello! E poi il pallone sul fondo, Pato non è riuscito a toccarlo da due passi. Subentra Kakà. Zambrotta vuole la sovrapposizione, Kakà! Palo! Zambrotta! Non arriva Ronaldinho! Deviazione, Zambrotta dalla parte opposta, deviazione, Zambrotta, Kakà, Jezzo e calcio d'angolo. Flipper sembrava. Kakà batte subito, fa e sul fondo clamoroso. Sì, non, perché giuro che non so come è uscita. Kakà vuole il traversone, eccolo il tiro deviato, sul fondo Contini la sa per mettere nella sua porta. Larga per Kakà, sempre uno contro uno di Kakà, sovrappone Seedorf, Kakà traversone con una mano, pazienza, calcio di rigore, l'ha chiamato guardaline, sì. Jezzo, Jezzo para, Ronaldinho, autogol clamoroso di Denis. E nella maniera più incredibile si sblocca la partita. E l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Milan batte Napoli 1-0.